ragazzi, come state? Sì, avete letto molto bene nel titolo, tutto questo che vedete da Tiger, che l'ho acquistato appunto da Tiger, è venuto tutto gratis, quindi ho fatto una spesa gratis da Amazon. Come vi ho detto le scorse volte, sapete che esiste questa applicazione di Tiger, ora ve la mostro anche, aspettate che la prendo, allora... Eccola qua, si chiama Flying Tiger Jungle e attraverso questa applicazione si raccolgono dei punti. Ogni tot punti si vincono dei buoni. Andando qua vediamo, c'è anche una notifica. Vota i nuovi prodotti. Ok, vai al catalogo, ma io avevo già votato se non ricordo male, a meno che non abbiano abilitato di nuovo. Infatti, grazie, avete già votato. Ok, come non detto. Allora, tramite questa applicazione si possono raggiungere diversi buoni. Io ho raggiunto il livello massimo, che vedete è di 29 euro. Nell'ultimo video che avevo fatto su Tiger ero molto arrabbiata, se vi ricordate, perché l'app era crashata e avevo perso tutto quanto. Non vi dico, anzi lo sapete già, quanto ero veramente super arrabbiata. Fate conto che da quel video lì sono passati mesi e nessuno riusciva a trovare una soluzione. Guardate, è stata veramente una peripezia e vi posso garantire che se non fosse stato perché avevo 29 euro da spendere, che quindi insomma li avevo raggiunti ed erano miei, non mi sarei sbattuta così tanto, perché comunque, come sapete, i Tiger vicini, tra virgolette vicini, perché sono almeno a 30-40 km da dove abito, perché io sono di Pordenone, ne ho uno verso Udine e poi uno verso Venezia, quindi non è che sono proprio a 10 minuti di strada. E quindi se non fosse stato per i 29 euro, veramente ragazzi, avrei mollato tutto. Belle le cose di Tiger, però mi sentivo veramente presa in giro. Per fortuna si è risolto, ho perso i 3 euro della sfida di Natale. E vabbè, per 3 euro non importa, vabbè, lasciamo stare, insomma. E quindi ho detto, va bene, adesso vado, visto che la linea di marzo mi piaceva molto, ho approfittato e sono andata. Non ho trovato purtroppo tutto quello che mi sarebbe piaciuto trovare, però in teoria ho mandato qualcuno a Firenze a prendere, quindi spero che abbia trovato. Non mi è stato detto ancora nulla, però incrocio le dita, in caso farò sicuramente un nuovo video. Ok, iniziamo a mostrarvi, quindi inizio a mostrarvi i miei acquisti gratuiti, insomma, quello che ho preso tramite questo buono da 29 euro. Sono stata bravissima perché non ho speso un euro. Vi faccio vedere lo scontrino, è proprio a zero, quindi yes! Allora, iniziamo. Io vi dico comunque i prezzi, così se volete appunto acquistare anche voi qualcosa, sapete più o meno il prezzo. Allora, ho preso questi stickers super adorabili, a un euro l'uno. Allora, c'è questi che sono, presumo siano quelli di San Valentino, con queste coppie di bimbi. Sono veramente carinissimi. Dovrebbero essere fatti di plastica, glitterati, vediamo. No, è cartone, sì, sono di carta, glitterati, molto carini. Sicuramente li userò per il diario. Allora, appunto, questi con questo bradipo, cioè io lo stradoro. Non è che mi piacciono i bradipi in sé, cioè non è un animale che mi piace, però lo trovo molto simpatico questo, molto, molto tenero. E poi ho preso anche i gatti. I gatti sapete che mi piacciono, avendone tre, è inevitabile. Poi, quindi questi erano tutti a un euro l'uno. Ho preso queste e ne ho presi addirittura due pacchetti, perché sono bellissimi e si possono utilizzare veramente in tantissimi modi. Allora, intanto vi faccio vedere cosa sono. Sarebbero tipo dei biglietti di auguri o di ringraziamento, insomma, quel che si vuole. Sono tutti corredati con buste, che poi ovviamente posso utilizzare anche per la mia corrispondenza. E abbiamo questo criceto rosa, vedete, dentro è vuoto. Poi abbiamo il cricetto arancione, quello azzurro con una ghiandina,
quello grigio con una fragolona, poi rosa con una super mega ciambella, questo mi pare che sia il sushi, credo. No, forse non è il sushi. Vabbè ragazzi, non sono pratica di cibi, alimenti giapponesi, quindi magari scrivetemelo voi, però è troppo kawaii. Poi abbiamo simpaticissimo, sembra un disco volante, questo criceto dentro ha la ciambella. Poi abbiamo un hot dog, ok, questo aiutatemi voi, però è troppo carino. Un hamburger, la ciambella e per finire il gelato. Io di questa serie cercavo disperatamente i sticky notes e anche i notepad, ma purtroppo non li ho trovati. Mannaggia, veramente ragazzi, e la ragazza lì non sapeva neanche dirmi se ce li avevano, se erano finiti, se li sarebbero arrivati, insomma, mi ha lasciato un po' così. E questi vengono 1 euro l'uno, quindi ottimo ragazzi, ottimo prezzo, anche perché volendo posso anche tagliarli e fare un po' degli stickers, quindi veramente largo alla creatività. Continuiamo, allora vi faccio vedere subito anche queste. Anche questa, allora, c'era un angolo che non avevo visto nei mesi passati, dedicato alle cose a 1 euro, quindi quelle delle collezioni precedenti a 1 euro, quindi ci sta sempre. Ho trovato questo, che l'ho visto su un video su YouTube, si chiama il Mood Coloring Book. Praticamente, allora, qui abbiamo, dobbiamo scrivere il mood, sarebbe come ci sentiamo nella giornata, quindi nell'arco della giornata, se siamo stati felici, se eravamo tristi, arrabbiati, stressati, insomma. E qua facciamo una sorta di leggenda e poi si comincia. Non c'è nessuna data, quindi è molto libero, posso iniziare oggi come domani, posso saltare, insomma quello che si vuole. E come vedete si colora in base a proprio a come ci si è sentiti nella giornata, quindi si parte da lunedì, martedì, mercoledì e via, praticamente si fa tutta la settimana. Qua abbiamo la macchina del caffè, poi ci c'è questo molto carino e così via. Guardate quanto, anche forte il frigo, bellissimo. E poi alla fine vediamo delle note, quindi possiamo scrivere quello che vogliamo. Ah, stendere il bucato. È molto carino. E poi per 1 euro ci sta tutto. E ne ho presi 2 perché non si sa mai. Non avevo mai visto questo articolo da Tiger e quindi appunto ho approfittato per prendergli 2. Poi se mi trovo bene li userò entrambi, oppure magari uno lo regalerò in uno swap o in un giveaway, non lo so. Continuiamo. Allora, rimanendo tema Bradipo, non ho potuto resistere a questo. Cioè, ragazzi, era l'ultimo. Super adorabile, super coccoloso, super morbidoso. E poi ha il braccio così che praticamente, vabbè, a me non è che ci sta, però insomma, super coccoloso. Più che altro per, invece di tenerlo così si può mettere nello zainetto, attaccarlo alla lampada o a qualche parte del mobile, che farò così. E ragazzi, è troppo carino. Qua c'era anche tipo un draghetto. E proprio era l'ultimo, quindi ho detto lo prendo, non lo, cioè io non sono una molto che prende peluche, anche perché questo costava 4 euro, e, però proprio mi chiamava, quindi ho dovuto per forza prenderlo, cioè veramente super carinissimo, guardate anche le zampette, troppo adorabile, e quindi è venuto a casa con me. Poi proseguiamo, ho trovato anche questi, questi loro li chiamano blocchetti, sono tipo notepad, insomma, della serie quella, penso sia di febbraio, non mi ricordo, comunque a cavallo tra febbraio e marzo, che è appunto sullo stile giapponese. Ci sono questi kimono a 1 euro l'uno, se non ricordo male, sì, 1 euro l'uno, molto carini. Erano rimasti solo appunto questi 2, quindi li ho presi, perché sono ottimi sia per prendere note, utilizzarli come adesivi, decorare, insomma, chi ne ha più ne metta, insomma, si può fare un po' di tutto. Poi il prezzo è ottimo e ci sono veramente tanti fogli, non so se è scritto quanti, no, però sono veramente tantissimi e quindi ci sta. Ho acquistato anche delle penne, allora c'è questa penna coda di sirena, sempre a 1 euro, tutte le penne erano a 1 euro,
Togliamo già subito. E opa. Ed è il tratto Abiro. Molto bella. Poi ho trovato questa, che dovrebbe essere di quelle che, sì, esatto, che si illuminano con il quadrifoglio. C'era anche la versione con la rosa e con il cuore, mi pare, però non mi facevano proprio impazzire. Praticamente si... Ah, fantastico, non funziona! Forse bisogna... Io ho tolto le istruzioni, ma... Allora, fatemi la penna sfera con luce, batterie non sostituibili. Fantastico, quindi se non funziona, che faccio? Scusate, no, ma veramente non funziona! No. Sì, funziona, ragazzi! Bisogna schiacciare con cattiveria. Comunque bene, funziona. E anche questa ha 1 euro. E poi non ho resistito a questo del panda. Allora, questa è una matita col temperino. Abbiamo la matita, che è praticamente molto semplice, quasi banale, che sembra un bambù. E poi abbiamo il panda, che è semplicemente un temperino. Molto carino. È un po' instabile, quindi, anzi, vi cadrà 50.000 volte. Bisogna metterlo per benino dentro. Ecco, incastrarlo nella lama. Però lo stesso, è molto instabile. È adorabile, molto adorabile. E anche questo, se non ricordo male, era sempre a 1 euro. Quindi ci sta. Proseguiamo. Ecco, vedete, già staccata la testa. Va bene. Ho trovato questo. Allora, se non lo sapete, non ve l'ho mai detto, non vi ricordo, io ho il pollice nero. Cioè, proprio veramente, ragazzi, mia mamma ha il pollice verde brillante, proprio lei fa crescere le orchidee, cioè proprio mia mamma è fantastica. Io sono l'esatto opposto, cioè proprio io sono riuscita, ragazzi, non sto scherzando, sono riuscita a far morire una pianta grassa, proprio 0 0 0. Una volta mi sono impegnata a far crescere le piante aromatiche. Insomma, avevo fatto il timo e poi avevo fatto, vabbè, non sto a raccontarvi tutto. E ovviamente i miei gatti, anzi una in particolare, ha deciso che quello sarebbe diventato il suo gabinetto, mettiamola così. E quindi potete immaginare, l'unica volta che riuscivo a far crescere qualcosa, vabbè, dettagli. Però un domani che avrò una casa un pochino più grande riuscirò magari a avere il mio, non dico orticello, perché assolutamente no. Però insomma, qualcosina ci sta. Insomma, tutto questo per dirvi che ho preso questo bellissimo arcobaleno, che è una cosa fantastica. A parte il design, che lo trovo veramente adorabile, ma bisogna mettere praticamente qui la bottiglia dell'acqua e tramite, vedete qua i buchini, verrà la pioggia, praticamente come nell'immagine. Ed è troppo carino, veramente adorabile. Anche questo, se non ricordo male, ha 1 euro. Sì, anche questo ha 1 euro. Vedete, riempite praticamente la bottiglia di acqua, avvitate l'arcobaleno e fate scendere la pioggia. Perfetto. Proseguiamo. Continuiamo con questo. Allora, questo è un copri mug. Allora, io bevo tantissimo tè, ma proprio tanto, lo bevo a colazione, alla mattina se non lavoro, al pomeriggio se non lavoro di pomeriggio e poi la tisana alla sera. E questo serve appunto per coprire la nostra mug in modo tale che non si raffreddi proprio velocemente, ed è in silicone. C'è scritto appunto che si può lavare in lavastoviglie, si può utilizzare anche in forno microonde, davvero? In forno, e cioè praticamente lo potete mettere ovunque. E non mi ricordo gli altri design com'erano, ma questa ciambella molto kawaii era proprio perfetto. E anche questo, se non ricordo, era a 1 euro. Aspettate che vedo. Sì, 1 euro. E secondo me, oltre a utilizzarlo come copri mug, si può utilizzare anche come
Poggia Moog. Sì, essendo in silicone si appoggia la tazza e quindi come poggia bicchiere, perfetto. Che carino. Adesso vanno veramente tantissimo di moda questi. Proseguiamo. Allora, poi, aspettate, iniziamo a spostare anche questo. Questo, ragazzi, è molto carino. Non l'avrei mai preso se non avessi avuto il buono, perché non ho spazio in camera per metterlo. Mi piacerebbe, ma non ho lo spazio. È praticamente una striscia, come vedete, di mollette a LED. Sono 10 LED, quindi 10 mollette a cui attaccare quello che si vuole, praticamente foto, post-it, memo, insomma. Ed è lungo 1,65 m, quindi anche abbastanza lungo. Sono diversi colori, a me piaceva l'azzurro. E questi vengono, aspettate, che trovo... non lo trovo. Ah sì, 3 euro, quindi anche dai, un ottimo prezzo. Pensavo un pochino di più, invece no, dai. E ho preso anche, visto che la commessa mi ha detto che andava a batteria, chissà perché mi immaginavo che bisognava attaccarlo tramite USB, non lo so perché, mi ha dato anche le batterie a 1 euro, quindi ho già il combo fatto. Poi ho trovato anche questo, ragazzi, cioè, guardate che disegno adorabile, cioè veramente pucciosissimo. Sono 32 pagine di disegni super kawaii, proprio in stile giapponese. Guardate che carino. Ma questo qua è Molang. Eh sì, è proprio Molang. Potevano disegnarlo? Beh, questo è un po' una scopiazzata di Pushin, sembra. Comunque è molto molto carino. Questo qua mi ricorda un po' Amtaro. Cioè veramente sono un disegno più bello dell'altro. Cioè veramente stupendi, proprio tutto tema Giappone. E questo, aspettate, mi pare sempre un 1 o 2 euro. No, aspettate, quello è 2 euro. Ecco, questo qua è 2 euro. Anche se il prezzo secondo me è un po' altino rispetto magari... Però questo qua era in offerta, quindi magari non fa testo. Però 2 euro per questo mi sembra un po' altino. Non... Ecco, se fosse stato quello dell'umore, così sarebbe stato fantastico. Poi, continuiamo. Ho trovato anche questo kit da 3 washi tape, anzi sono 4, uno fucsia, uno con l'astronauta, una con il razzo e uno col pianeta. Anche questi mi sembra di ricordare a 1 euro, sono un po' sparsi un po' per tutto lo scontrino. Allora, penna, matita, penna, adesivi misti, 1 euro, e devo dire che non c'è scritto, ah sì, 3 metri l'uno. Quindi, fantastico, meglio di AliExpress quasi. E c'era solo questa fantasia, e quindi ne ho approfittato. Magari una settimana nel mio planner la dedicherò appunto allo spazio, utilizzando questi washi. Mancano ancora due cosine. Allora, prima di... ho preso questo. Allora, questo è praticamente... guardate, è un cuscino per le tazze. Vedete, ma cosa te ne fai di questa cosa? Allora... io non la userei tanto come cuscino, c'è un po' l'idea un po' particolare. Allora, intanto vi dico che costa 1 euro, sì, è un po' un'idea un po' assurda, però se lo metto così, stavo pensando, metti che, non so, mi voglio appoggiare sul tavolo, non lo so, appoggio la testa qua, non so, mi è sembrata una cosa un po' così, un po' creativa, e poi è anche molto antistress, cioè, sentite, guardate. Insomma, o anche si può mettere, non lo so, al momento mi viene questa idea qua un po' assurda, però, guardate che carino, non lo vedete perché la videocamera è troppo vicina, eccola qua, no, e quindi vabbè, per 1 euro ci sta, mi mancava proprio l'euro da spendere, quindi questo mi aveva colpito, il colore lo stra-adoro, e quindi ci stava. Finiamo con la carta per gli origami. Allora, non
farò gli origami perché non sono per niente portata. Avevo provato a fare quello di Totoro, ma a parte che fare Totoro con gli origami non è per niente facile, e quindi non so se magari proverò a fare qualcosa di più semplice. Sta di fatto che posso utilizzare comunque questi fogli per tantissime altre cose. Ce ne sono di tinta unita, come vedete, a fantasia, e li trovo veramente molto belli, anche perché posso decorare qualsiasi cosa voglio, posso usarli con la Sizzix, insomma ci sta. Sono 150 fogli da 70 grammi e questi costavano 3 euro, quindi ci sta tutto. Ok ragazzi, quindi questo è tutto quello che ho preso gratis da Tiger, quindi veramente sono molto molto contenta. Allora, io anche se ho avuto tra virgolette un po' di problemi con l'app di Tiger, ve la consiglio perché insomma alla fine hanno risolto. Se volete iscrivervi, questa io ce l'ho appunto come vedete con l'iPhone, quindi su iOS, ma credo che sia anche disponibile per Android. Potete, vediamo se riesco a farvi vedere, iscrivervi utilizzando il mio codice amico che è 8AX5. Così sia io che voi avrete appunto dei punti aggiuntivi. Ci sono tantissime missioni, appunto invita gli amici, c'è la caccia al tesoro, condividi su Facebook, fai il check-in nello store, nel secondo store, partecipa a un evento, carica uno scontrino da 10, da 20, da 30 e vinci il badge Jungle Trotter, che sarebbe quando sei stato, mi pare, su 4 o 5 negozi Tiger. E poi, ovviamente, la cosa che penso interessi di più in assoluto sono poter vincere appunto dei buoni. Quindi si inizia con 3, 8, 14, 21 e 29. Più, non è finito, avete anche dei coupon sorpresa. Anche qui magari potete prendere 3 cose da 1 euro e vi vengono gratis. Insomma, è molto conveniente, ve lo consiglio. Una cosa in più che vi voglio consegnare: se voi scaricate l'app, questi coupon non utilizzateli subito, quindi se voi arrivate a 3 euro non spendeteli subito, continuate, perché se voi spendete 3 euro ripartite, ricominciate da 3 euro, se spendete da 8 ripartite di nuovo, invece se fate come me e proseguite arriverete a 29 euro che è il massimo, e quindi ragazzi ci sta tutto. Ok ragazzi, quindi per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, ditemi cosa ne pensate degli acquisti che ho fatto, io sono molto contenta, spero che anche le cose che mi mancano, specialmente i sticky notes e i notepad in genere kawaii, mi arrivino, quindi che posso farvi un ulteriore video. Vi ricordo anche che potete trovarmi su Instagram, Twitter, Tumblr e Facebook, e cliccando la campanellina qui in basso a destra venite avvisati ogni volta che pubblico un nuovo video. Quindi io vi saluto, un grande bacione e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!